Questa è una vicenda che riguarda molto l'ordine pubblico, su cui la Commissione ha assunto una risoluzione a conoscenza sia dell'amministrazione regionale che di tutti, dello stesso Consiglio regionale. Questa vicenda di andare a soluzione, e quindi chiediamo che gli uffici della Regione adotti i provvedimenti del caso affinché si risolva questa questione. Abbiamo il piacere di avere con noi il dirigente dello Stato, a cui credo di passare immediatamente la parola. Prego, dottore, ci dica il percorso per chiudere questa vicenda. Io vorrei che fosse ben chiaro a tutti, alla Commissione e a tutti i presenti, che l'ufficio che dirigo è coadiuvato dalla Direzione Generale e dai responsabili superiori. Sta cercando di affrontare nel miglior modo possibile questa vicenda, che non è affatto semplice. Penso che ce ne siamo resi conto tutti. Vorrei sottolineare due aspetti. Il primo, fondamentale, è che abbiamo a che fare con un'azienda che è in amministrazione giudiziaria. Questo vuol dire che c'è un giudice dello Stato che è stato incaricato di tenere viva in qualche modo l'azienda. Ora, io non metto in dubbio che ci sono state, e ovviamente sono stati anche i seguiti, delle carenze, vogliamo chiamare una gestione non oculata di questo sito. E fino a quando, ora quando viene personalmente, io ho preso guida dell'ufficio, non si era mai ravvisata, non si è mai ravvisata nella dirigenza precedente l'attuarsi di quegli elementi che sarebbero stati indispensabili per procedere ad una chiusura dello stabilimento. E dico questioni gestionali e strutturali, parlo solo di questo. Vorrei sottolineare che, nonostante quello che si dice e che si è detto, purtroppo per alcune cose dai giornali che non mi sono piaciute per niente, grazie al mio ufficio, non voglio dire a me per personalmente, ma potrei anche dirlo, grazie al mio ufficio l'azienda ora è vuota, cioè rifiuti biodegradabili, due scigli, roba che puzza secondo le persone che sono giù, non c'è niente. E questo è avvenuto grazie al fatto che noi abbiamo sospeso l'attività, sospeso e non revocato, perché se avessimo revocato a luglio, quando ci era stato chiesto da più parti, anche dalle giuste rimostranze delle persone che sono qua fuori, allora ora l'azienda sarebbe chiusa, ma la roba sarebbe lì. Quindi questo vorrei che fosse una cosa ben chiara. Allora, noi stiamo affrontando un percorso per arrivare ad una decisione quanto più corretta possibile dal punto di vista nostro, dal punto di vista amministrativo. Allora, per fare questo noi, visto che la vicenda si è complicata in una maniera allucinante, vedi l'ASI, vedi l'atto del comune, ripeto, con la necessità di sentire anche una controparte, che è una controparte che non è, lo ribadisco, non è una famiglia in odore di mafia, ma è lo Stato in questo momento. Allora, noi abbiamo la necessità vera di trovare un percorso che sia corretto dal punto di vista amministrativo. E allora, io non ho fatto altro che sospendere l'attività, e ripeto, secondo me ho fatto benissimo a non revocare e chiedo che me ne sia dato atto in questa serie di due. E ho reiterato la sospensione proprio ieri con un altro atto per altri 30 giorni. Perché? Perché me l'ho motivato nel provvedimento, che lo siate? No, non me l'abbiamo mandato.
l'ho modulato perché diciamo ci sono tre motivi fondamentali. Il primo è che, riassumo un po', quando si è fatta la prima sospensione, si è fatta a seguito di un sopralluogo ARPA con la polizia municipale di Vicina, quindi Vicina, del 29 di agosto. A questo sopralluogo sono seguite una serie di prescrizioni e a quelle prescrizioni è stato dato seguito in maniera completa. Questo lo dicevo io ho i rapporti dell'ARPA che mi dicono. Nel rapporto dell'ARPA vedete che c'è scritto che il tabellone ancora ci va bene. Sto parlando delle prescrizioni. Chiedo scusa, dottore, se non interrompe il dottore. Lei finisce di parlare e poi parlare. Sto parlando delle prescrizioni del secondo luogo del 29 di agosto. E quelle sono state rispettate completamente. C'era stato però l'incendio. Quindi sulla base dell'incendio, di un altro sopralluogo, di quello che è venuto fuori dalla riunione di fine settembre, se non sbaglio, fu fatta una reiterazione della sospensione. E su quello non avevamo fino ad oggi nessun riscontro da parte di ARPA, perché bisognava che ARPA ci dicesse che cosa era accaduto dei rifiuti combusti, che cosa era accaduto delle acque usate per spegnere l'incendio. Cos'era accaduto dell'acqua e piovane che andavano a finire su questi rifiuti combusti? Oggi, stamattina, ce l'ha detto. Inoltre, visto che la perizia di parte, fatta parte in seguito all'amministrazione giudiziaria, in seguito alla decisione del comune, parlava di una lesione al capo, è stato chiesto ufficialmente all'acqua di dirci se questa lesione era compatibile o meno con un'eventuale ripresa di attività. Allora, ARPA ci dice oggi che tutto è stato messo a posto, le acque di reperazione sono state smaltite, i rifiuti combusti sono stati smaltiti, diciamo, il cavallone è vuoto, c'è questa lesione e questa potrebbe determinare una condizionalità di un eventuale. E questo è il primo punto. Il secondo punto era che in pieno accordo con la direzione generale si è ritenuto di dover porre all'avvocatura regionale un quesito in merito alle conseguenze, se ce devono essere di immediate o meno, perché io non sono un legale, sono a capo di un ufficio ma non sono un legale. Quindi a certe cose non arrivo, evidentemente non ci è arrivata neanche la direzione generale per aver supportato questa necessità di chiarimento. E quindi se noi dobbiamo sapere dalla procura regionale se i provvedimenti ASI da una parte e comune impugnati entrambi. Per l'ASI c'è stata già una serie di... Si è conclusa la vicenda. Allora, si è conclusa per quanto riguarda l'istanza cautelare, ma nel merito non si è discussa. Il provvedimento del comune è all'esame del TAR e verrà discusso, penso, giovedì. Il 21. E quindi abbiamo ritenuto di chiedere se sulla base di questi provvedimenti, nonostante l'opinione, potessi o meno procedere alla revoca, perché io mi rendo conto che uno dei presupposti, cioè non è che qua c'è una, cioè, noi sappiamo che uno dei presupposti per concedere una protezione ad un esercizio è un procedimento, diciamo, come si dice, urbanistico, ce ne rendiamo conto perfettamente. E quindi, sulla base di tutte queste considerazioni, ieri ho disposto che la sospensione venga prorogata fino al fine. Questo è lo stato dei fatti. Posso rispondere un attimo? No, un attimo, vabbè. Dottoressa, lei è? Il responsabile dell'area tecnica del tutto. Prego, dottoressa. Allora, rispondo dal punto di vista tecnico, che come ha detto il dottore Ferrari, non è rimasto giusto, ma ci sono una serie di inesattezze. No, vabbè, io non c'è abbastanza registrato. No, lo spiego. Ok. È giusto.
Allora, innanzitutto qui c'è un problema precedente, dottore, che non riguarda lei perché non c'era, ma quando abbiamo fatto la conferenza di servizi del settembre 2015, nei confronti di questi signori che chiedono continuamente proroghe e poi non mantengono mai, erano scaduti ormai tutti i termini per qualsiasi tipo di autorizzazione. E io ho fatto mettere a verbale, lei nel verbale, se legge gli atti che ha al suo ufficio, lo trova, dove c'è scritto: per quanto mi riguarda sono scaduti tutti i termini possibili, per cui non si può fare più niente. Di tutta questa mia considerazione, oltretutto è messa a verbale, nessuno se n'è mai fregato per quanto riguarda i funzionari regionali. Lei probabilmente non l'ha vista, capisco che è precedente, ma la dottoressa Nari non mi ha preso proprio in considerazione. Anzi, alla fine di questa dichiarazione, dopo 2, 3 mesi, 4 mesi, senza alcun collaudo dello sgrabber, con i rapporti che nessuno è andato a controllare, tutte queste cose ha autorizzato questa azienda. Lasciamo perdere il pregresso, perché questa ormai, diciamo, è passata, è andata così. Attualmente, quello è un immobile abusivo. Al di là di quello che può essere il mio provvedimento, che è un provvedimento di revoca dei permessi, che è un provvedimento subordinato, perché il consorzio ASA ha revocato l'assegnazione suoli e ha revocato il nulla osta sul progetto. Tutte e due. Allora, è inutile che andiamo a fare i discorsi, cioè il suolo è di proprietà di Ecotransider, non è di proprietà di Ecotransider, questo non ha assolutamente valenza in area ASI, perché se io anche sono proprietario di un suolo in area ASI, devo avere obbligatoriamente l'assegnazione da parte del consorzio. Una volta che l'assegnazione mi è stata revocata, decade tutto quello che c'è, che è legato a quel tipo di assegnazione. Quindi questi, in questo momento preciso, sono immobili abusivi. Mancano tutti i presupposti giuridici. Comunque una parte dei rifiuti combusti sono ancora lì, tanto è vero che l'ARPAC ha detto di coprirli perché ci piove sopra, e comunque i lucernari ad oggi non sono stati ancora ripristinati, per cui c'è sta scritto nel verbale ARPAC, io ieri sono andata con l'ARPAC a fare il sopralluogo. Va bene, questo è quanto. In questo momento quello è un immobile abusivo e non ci sono i presupposti giuridici per rilasciare nessuna tipologia di permessi. Anche il pianto non sta lavorando, ricordo semplicemente che sono... Poi, non sta entrando niente in quello. Comunque, dottore, al di là di ogni cosa, un impianto dove sono, che può essere lo Stato o non può essere lo Stato, dove sono state eseguite, no, non è una cosa importante, perché lo Stato tiene 13 denunce. Cioè, lo Stato tiene 13 denunce alla Procura della Repubblica per violazioni ambientali. Allora, lo Stato, mi perdoni, il giudice D'Urso lì per esso, non si può permettere, cioè solo perché è lo Stato e deve salvaguardare l'occupazione, non è che per salvaguardare l'occupazione si può permettere di fare reati ambientali, ma non mi pare che sia così. Se volete io ce li ho elencati tutti quanti, dal primo all'ultimo, tutte le denunce a cominciare da quella che ha fatto nel 2011 la commissione straordinaria, ma non è possibile una cosa del genere. L'ARPAC vuole dire qualcosa? Noi, come annunciai già l'altro giorno, siamo andati a effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi al momento. Qui poi c'è la dottoressa Pandola che è stata personalmente, quindi illustrerà ancora meglio di me la situazione. Noi abbiamo soltanto fotografato una situazione al momento. Allora, abbiamo effettuato un sopralluogo ieri con l'architetto cavaliere e il vigile urbano per verificare lo stato attuale. Abbiamo riscontrato che il percolato è stato smaltito per 550 tonnellate, sia il percolato prodotto dai rifiuti, dalla lavorazione dei rifiuti dell'umido, sia le acque che sono state gestite previa analisi, sono state gestite le acque in base alla diffida fatta, per cui queste acque dovevano essere, in base a quello che ho fatto in precedenza a seguito dell'incendio, dovevano essere analizzate e smaltite come rifiuto. Queste acque sono state stoccate all'interno del depuratore in un'altra vasca. Abbiamo aperto anche queste vasche ed erano vuote, così per quanto riguarda.
Anche l'umido è stato completamente svuotato e sono in corso nel capannone dove si fanno queste lavorazioni dell'umido degli interventi. Abbiamo fatto anche delle foto che sono a disposizione. Gli scrubber erano fermi, perché l'impianto è fermo, si è riacceso e sono letti sia le ore di funzionamento e sia il pH. Per quanto riguarda i rifiuti combusti sono stati smaltiti, a seguito sempre delle analisi, con un certificato di analisi loro hanno anche esibito, e per ora ne hanno smaltiti 60 tonnellate circa. Il depuratore hanno esibito un certificato di intervento di assistenza, ovviamente non è in funzione, perché quello è in funzione solo del trattamento delle acque piovane, non c'è un corso di precipitazione e poi l'impianto è fermo. Per quanto riguarda invece, alla fine abbiamo esposto quindi punto punto, così come ha chiesto la Regione, tutti i vari interventi riguardanti la diffida. Altri sono stati già risolti come dire, con base sul luogo precedente. Per quanto riguarda il problema del capannone, al di là degli aspetti urbanistici di cui non siamo competenti, noi ci si è chiesto un aspetto ambientale. Si è verificato che comunque questi lucernari sono appunto scoperti, per cui l'acqua quando piove va l'acqua su questi rifiuti che sono ancora in parte distoccati, e comunque è un'area adibita appunto allo stoccaggio di rifiuti in base all'autorizzazione, e quindi la presenza di queste acque può comportare un incremento di percolato, quindi di acque di riciclazione di questi rifiuti, per cui laddove dovessero riprendere comunque è un'area in cui deve essere coperte questi rifiuti per evitare appunto questa riciclazione. Grazie dottoressa. Posso fare una domanda? Chiedo scusa perché quello che ha detto la dottoressa Cavalieri, nel verbale non rilevo che ci sono ancora presenti rifiuti combusti. Quelli che sono ammucchiati vicino a Pilastro. Quelli vicino all'asse, loro hanno fatto. No, perché nel rapporto non si evince. Funziona ora? Sì. Allora loro cosa hanno fatto? Hanno fatto una cernita praticamente, per cui i rifiuti totalmente combusti li hanno, diciamo, rimossi. Questi qua sono i rifiuti che hanno cercato di recuperare dalla combustione. Li hanno separati, perché infatti sono vicino proprio alla colonna dove è venuta la combustione. Quindi non sono combusti? Sono quelli che hanno recuperato dalla combustione. Che hanno fatto una cernita per cercare di recuperare una parte. Legge in loco. Non intenderei, questo dirbano. Qualcuno vuole intervenire? Sindaco, penso che ci siamo detto tante cose in tutti questi incontri. Così come ho detto l'altra volta, mi avrei fatto di volentieri meglio di venire continuamente in regione sempre per dirci le stesse cose. Io non, naturalmente la maggior parte degli argomenti li ha affrontati il mio tecnico comunale in modo abbastanza anche chiaro, il responsabile del mio ufficio tecnico, conosce benissimo la problematica. Naturalmente io non sono d'accordo con quanto sostiene il dottor Ferraro, perché sì, mi rendo anche conto che in tutto questo lasso di tempo di questa vicenda si sono alternati tre dirigenti all'interno di questo ufficio, e quindi a volte la memoria storica delle cose, insomma, si dimentica un po'. Io credo che come è stato così solerte a fare questa iniziativa, io penso che lui doveva prendere innanzitutto atto di questa questione urbanistica, al di là della vicenda ambientale, perché alla fine l'ASI ha revocato i suoi, noi abbiamo revocato la concessione edilizia, ci sono state anche c'è stata anche l'opposizione da parte della società ed è stata respinta questa opposizione, è stato fatto anche un ulteriore atto successivo e anche questo è stato respinto dal Consiglio di Stato. Credo che l'ufficio doveva prendere atto di questa situazione.
prendere atto e chiudere immediatamente. Poi, quando si va nel merito della questione, che fa? Si riapre e allora si può anche ridiscutere. Dal punto di vista ambientale, io penso che non è stato quest'atto, diciamo, non è stato. Alle precisioni non è stato ottemperato in un modo completo, così come si evince anche dalla relazione fatta, e quindi non si può dare un'ulteriore proroga alla sospensione, e quindi andava chiuso anche da questo punto di vista. Quindi non vedo oggi di che cosa stiamo ancora discutendo. Io capisco anche le ragioni dell'amministrazione giudiziaria, dice noi siamo lo Stato, ma lo Stato sono i cittadini non possono essere avvelenati dallo Stato stesso. Il padre, il capo famiglia non avvelena i suoi figli, non crede che sia così. Lo Stato siamo noi cittadini, e siamo stanchi di subire in questi 3 o 4 anni, siamo stanchi di subire questa vicenda, e come vedete, insomma, i cittadini si sono ribellati. E io credo che questa cosa sta andando, a mio avviso, nel verso giusto, non grazie all'ufficio, che l'ufficio è stato sempre irresponsabile, se me lo consente dottor Ferrari, è stato sempre irresponsabile, perché secondo me la vicenda ambientale, quando c'è un problema così grosso, già la professoressa Naim si doveva preoccupare. Ha sempre cercato di procrastinare, e uno degli ultimi incontri che noi abbiamo tenuto, lei ha sempre sostenuto che nel momento, perché già allora si parlava della revoca dei suoli, e lei sostenne che nel momento in cui poi ci fosse stata effettivamente la revoca dei suoli, si sarebbe chiusa definitivamente, lei avrebbe preso questo provvedimento, cosa che chi le è succeduto, in questo caso lei, insomma, non ha preso provvedimento in merito, ma sta cercando di riaprire questa azienda. Quindi cercando di aprire l'azienda. Certo, quello che dice, perché non è. No, io non io dico, certo, no, perché lei a chi, no, nella villa, io lei detto, quando funzionario l'ufficio, della regione, per carità, ecco, l'ufficio sta cercando la soluzione lei, amministrativa lei, più idonea. Lei ha chiesto, no, lei ha chiesto di fare una verifica all'ARPAC per vedere se ci sono le condizioni per riaprire l'azienda. Questo è quello che sta scritto. Quindi vuol dire che lei vuole riaprire l'azienda. Quindi non lei personalmente, ma lei in quanto responsabile dell'ufficio ambiente della regione. E quindi noi questo lei lo sappia, che noi non lo consentiremo mai. Non dico con le buone o con le cattive, perché è un discorso troppo, ma non lo consentiremo, perché la popolazione ha già pagato fin troppo fino a questo momento. Grazie. Un attimo solo, chiedo scusa. Qua stiamo facendo una discussione seria oggi pomeriggio. Devo chiedere però al sindaco di esplicitare, chiedo scusa, di esplicitare bene quali sono i punti che non sono stati rispettati. Dottore, le cose si dicono, non si devono scrivere. Dottore, chiedo scusa. Prego, direttore. No, siccome l'altra volta c'era stato chiesto di fare poi una relazione puntuale, diciamo, della situazione, dello stato dell'arte, della revoca che l'ASI ha prodotto avverso il consorzio Striuma, io ho fatto una relazione in cui credo sia opportuno leggerla per inquadrare bene la questione rispetto anche alla proprietà dei suoli e anche agli insediamenti che ricadono sui suoli di proprietà di Ecotransider e su quelli di proprietà dell'ASI. I consorzi per le aree industriali sono consorzi di enti locali che hanno il compito di favorire lo sviluppo industriale. L'articolo 4 della legge regionale 19/2013, avente ad oggetto funzione dei consorzi, prevede che nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della regione i consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali delle aree, delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati da loro stessi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi alle imprese, anche mediante la costituzione di società per la gestione dei servizi consortili
salvo le funzioni amministrative relative all'adozione di piani di attrezzature ambientali delle aree in essi comprese, le espropriazioni dei suoli ed eventuali accessori da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, e gli atti di assegnazione degli impianti e dei servizi consortili. Come visto, l'attività principale dei consorzi ASI consiste nell'espropriazione dei suoli per la successiva assegnazione a prezzi calmierati alle aziende richiedenti. Gli insediamenti in area ASI pertanto sono subordinati ad una procedura di assegnazione dei suoli che tiene conto anche del progetto industriale che si intende realizzare, dei tempi di realizzazione e delle ripercussioni in termini occupazionali che possono derivare dall'insediamento stesso. Tra l'altro, le norme di attuazione dei piani regolatori delle zone ASI, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 70, prevedono che ogni impresa che intenda localizzare impianti industriali all'interno delle zone previste nel presente piano dovrà stipulare con il consorzio una apposita convenzione che ne fissi le modalità e i tempi di attuazione in maniera che essi corrispondano a tutti i criteri contenuti in queste norme ed in particolare ai disciplinari in materia preparati dal consorzio. L'assegnazione per l'allocazione degli impianti industriali avviene sia in favore delle imprese che siano proprietarie del terreno, sia quando esse facciano richiesta di un terreno di proprietà del consorzio ASI. In ossequio alle norme e ai principi sopra enunciati, con deliberazione del Comitato Direttivo 341 del 3 agosto 2011, veniva assegnato al richiedente consorzio Steelwoman e alle sue consorziate, tra le quali la Ecotransider, un lotto di terreno sito in zona ASI di Gricignano di Aversa. In data 4/8/2011 veniva sottoscritto il conseguente atto di convenzione con il quale erano regolati i rapporti e gli impegni reciproci tra il consorzio ASI e le ditte appartenenti al consorzio Steelwoman. A seguito di gravi inadempienze del consorzio Steelwoman rispetto agli impegni assunti con la convenzione sottoscritta in data 4/8/2011, con delibera di Comitato Direttivo 281 del 23 novembre 2015, il consorzio ASI dava avvio al procedimento di revoca dell'assegnazione. A conclusione del procedimento di revoca, con delibera del Comitato Direttivo 179, notificato il 4/5/2016, veniva revocata la delibera di Comitato Direttivo 341 del 3/8/2011 di assegnazione del suolo, dichiarata nulla la convenzione stipulata e tutti gli atti conseguenziali, ivi compresi i nulla osta sui progetti. Il consorzio Steelwoman impugnava i provvedimenti di revoca disposta dall'ASI in sede giurisdizionale, attivando un articolato contenzioso i cui passaggi fondamentali vengono di seguito riportati. Il 31 maggio 2016 veniva notificato ricorso al TAR Campania da parte di Steelwoman e consorziate per l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti di revoca assegnazione. Nell'ambito del ricorso rubricato al Registro Generale 2350-2016 veniva emessa ordinanza cautelare numero 980 del 2016 che rigettava l'istanza di misure cautelari. Il consorzio Steelwoman proponeva ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del TAR numero 980 del 2016 che veniva anch'esso respinto con ordinanza cautelare numero 3748 pubblicata il 9 settembre 2016. In data 21 ottobre 2016 veniva notificato ricorso al Consiglio di Stato promosso dal consorzio Steelwoman e consorziate per la revocazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato 3748 che veniva rigettato, e forse il dirigente della regione che ieri ha emesso la proroga alla sospensiva dell'ordinanza è l'unico in Campania che non conosce che avverso a questo ricorso per revocazione c'è stata la sentenza che tra l'altro abbiamo depositato in Commissione Ambiente l'altro giorno che abbiamo rinviato alla regione, che è il presupposto per rilasciare questa proroga della sospensiva. Il dirigente Ferraro, dottore Ferraro, dice che il consorzio Steelwoman e le società, nelle premesse diciamo dell'ordinanza, dice che il ricorso per revocazione è tuttora pendente, quindi è un falso evidentissimo. Non avevamo ancora ricevuto la sentenza. Per cui seduta stante si può
a questo punto revocare questa sospensiva, visto che ci sono le carte che parlano. In ogni caso, a seguito delle autorità, delle decisioni dell'autorità giudiziaria, Ecotransider rispetto a queste problematiche, le questioni sono queste. A seguito della revoca confermata in sede giurisdizionale, la ditta non è più autorizzata a svolgere alcuna attività industriale all'interno dell'agglomerato ASI, in quanto le norme del piano regolatore ASI, come già sopra evidenziato, obbligano le imprese a convenzionarsi. Scusatemi, ma sono raffreddatissimo. L'annullamento della convenzione ha invalidato tutti gli atti conseguenziali, ivi compresi gli atti propedeutici al rilascio dei titoli edilizi abilitativi, quindi permessi a costruire. E come risulta anche dal punto 10, forse se l'ingegnere Trauntani mi aiuta, abbiamo studiato insieme perché. Allora, come risulta dal punto 10 del verbale sopralluogo dell'ARPA, l'Ecotransider sta utilizzando per le proprie attività anche un capannone adiacente al proprio, ricadente sul lotto originariamente assegnato a Italiana Profili, che è stato, facendo parte sempre del consorzio, che è stato pure oggetto di revoca in quanto l'Italiana Profili è consorziata a Stimone. Una parte di questo lotto, per una superficie di 5.381 metri, è addirittura di proprietà dello stesso consorzio ASI. Prevedeva, nel capo a Italiana Profili, l'utilizzo del lotto assegnato per l'attività di lavorazione di profilati e laminati in ferro, e viene però utilizzato da Ecotransider per lo stoccaggio di rifiuti. In conclusione, ancorché soltanto in sede cautelare, il giudice amministrativo ha confermato ancora una volta la bontà dell'operato del Consorzio ASI e allo Stato si impone non soltanto al Consorzio ASI di Caserta, ma a tutte le amministrazioni competenti il rispetto delle decisioni dell'autorità magistraturale. La presente viene inviata anche alla competente Procura della Repubblica al fine di accertare eventuali comportamenti illeciti desumibili dai fatti sovraesposti. Nel dettaglio abbiamo affrontato un grafico da dove si evince il perimetro dell'assegnazione al consorzio Sibuman, l'assegnazione, la parte di lotto assegnata ad Ecotransider e questa parte dove c'è un capannone, diciamo, non completato, che era originariamente assegnato ad Italiana Profili per lavorazione di profilati metallici, e viene utilizzato per lo stoccaggio, come scritto dai verbali dell'ARPAC. Sì, ma anche ieri siamo andati e abbiamo fatto le foto, c'erano tutti i mezzi Ecotransider stoccati fermi là dentro. Tra l'altro, e su questo lotto c'è una parte di questo lotto assegnato ad Italiana Profili e di proprietà dell'ASI, quindi 5.000 metri su 12.000 sono di proprietà dell'ASI, mai trasferiti all'assegnataria. Quindi che cosa succede? Oggi, revocata l'assegnazione, decade il titolo di proprietà, di possesso per l'assegnataria per cui è stato rilasciato il permesso a costruire. Il presupposto del Posso fare una domanda al dottor Ferraro? Dottore, ma di proroga, Massimo, eravamo arrivati al limite delle proroghe. Cioè, legalmente, non è possibile fare un'altra proroga. Come avete fatto? È una proroga illegale. Cioè, illegittima. Perché dove è scritto? Del primo atto era risalarello. Sì, sì. No, è così. Il primo atto. Cioè, una proroga si può fare. Cioè, una proroga, l'altra, un'altra proroga, un'ulteriore proroga, non è proprio possibile. Cioè, come avete fatto a farla? Cioè, ma è mia la domanda, per carità. Sì, ci sta, adesso non me lo ricordo perché le carte ormai sono andate talmente tante che insomma, ma. Sì, ma c'è l'ultima. Grazie, ingegnere Montana, grazie. Qualcun altro vuol prendere la parola, vuole dire qualcosa? No, vogliamo fare un'altra domanda, se posso. Allora, se questa fosse stata, faccio una domanda al dottore Ferraro come responsabile. Ma dottore, se questa fosse stata un'azienda non in amministrazione giudiziaria, sì. Se questa fosse stata un'altra azienda non in amministrazione giudiziaria e avesse commesso 13 violazioni in materia ambientale, lei l'avrebbe chiusa? Cioè, voglio una risposta. Se avessi avuto il presupposto che mi richiede la norma,
cioè un'attestazione di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, cosa che non è mai stata data, sempre dall'ASL. L'ASL non ha mai detto che l'azienda è pericolosa per la salute pubblica. Quindi, ripeto, se questa è una cosa che io vi ho detto già dalla prima volta che ci siamo visti, se io avessi avuto il presupposto normativo in mano, l'avrei fatto. Allora vi facciamo una cosa, prendiamo l'elenco dei defunti, dei tre comuni, c'è un fatto evidente, cioè il presupposto per rilasciare la proroga non c'è. Vabbè, allora per la verità, il direttore dell'ASI è stato molto esaustivo. Diciamo, c'è una imprecisione, nel suo atto di proroga, che questa commissione rileva e invita alla correzione quando lei lo ritenesse utile ed opportuno, perché questo significa, diciamo, rivedere una decisione assunta, cosa che le inviterei pure, magari, se lei come funzionario pubblico vuole un paracadute in tutta questa vicenda, per carità, io comprendo. Da un lato c'è il tribunale, da un altro c'è il consiglio regionale, come sta mezzo, per carità, siamo tutti umani, quindi comprendiamo il ruolo di un funzionario pubblico, non è che siamo qui gente che non comprende la pressione cui lei pure è sottoposto in questa vicenda, pressione chiaramente corretta di discussione, di lettura chiara degli atti, però ecco, io la consiglierei, se lei lo ritiene utile, ritenesse utile, di convocare una conferenza di servizi all'ORAS nei prossimi giorni, in cui tutti gli attori che stanno qui in questa commissione, in quel caso ci saranno in modo formale, dalla conferenza di servizi, preso atto che ci sta questa vicenda dell'ASIO, che è arrivata a un punto, il Consiglio di Stato su cui si è espresso, quindi lascia poco da fare, no? Non credo che il Consiglio di Stato possa cambiare già una sua decisione, visto che non ci sono i presupposti amministrativi. Se questo le può essere utile, è che si fa un'azione del genere amministrativa, la deve convocare lei, la conferenza dei servizi, e se è stata autorizzata con una procedura dell'acqua, è giusto pure che se si revoca, la revocate con le procedure inverse, sempre convocando la conferenza dei servizi. Allora, volevo saldare che questa è una vicenda che riguarda l'ordine pubblico, dottore. Cioè, ma stiamo parlando di questo. C'è un'intera popolazione che intorno a questa vicenda ha assunto una posizione netta e precisa. E noi che siamo tutti uomini delle istituzioni, questa questione per l'ordine pubblico è la prima questione che riguarda la sopravvivenza di un'istituzione, di uno Stato. E lo Stato, il primo compito che ha è quello di tutelare l'ordine pubblico. Poi ha da fare le altre cose. Ma se non tutela l'ordine pubblico, è suo Stato e non è lo Stato. Allora vi sto dicendo, questa vicenda ha toccato, tocca i limiti di questa natura, che sono limiti importanti, su cui sono intervenute tutte le autorità, e purtroppo questa vicenda è nelle sue mani, perché lei è l'unico abilitato ad autorizzare o a revocare un'autorizzazione. Noi non lo possiamo fare, perché lo possiamo, nei nostri poteri, l'avevo già fatto, non dirvi, senza discutere, però mi rendo conto che questo è un suo compito, è anche un compito difficile, la comprendiamo, comprendiamo pure tutto ciò che lei sul piano personale, poi alla fine siamo fatti in carne ed ossa, ci vediamo situazioni che siamo uguali, e quindi questa cosa noi la comprendiamo, però credo che questa vicenda, nell'interesse delle istituzioni, parlo dello Stato, della Regione, del Comune, di tutti, bisogna definirla. Allora, se lei a questa commissione fa conoscere, dopo che prende atto che, diciamo, nella sua atto di sospensione c'è una imprecisione, che nel rivedere questa imprecisione può avviare le procedure per la revoca, nel senso che convoca una nuova conferenza di servizi a cui partecipano tutti gli attori previsti dalla legge,
e condivida questo percorso con la sua persona. Ecco, noi trasmetteremo immediatamente questa azione amministrativa alle popolazioni, alla gente che anche questa sera è sotto il Consiglio regionale e che domani sarà comunque davanti allo stabilimento Ecotransider, anche perché questa è una cosa che è segnalata come questione di ordine pubblico. Ecco, io vi ringrazio, non credo di aver fatto un appello estremamente moderato nel rispetto delle istituzioni e nel rispetto delle persone, dottore, che noi rispettiamo innanzitutto le persone. Grazie. Quelli che stanno qui e quelli che stanno fuori questa strada. C'è bisogno di una serie di documentazioni. Cioè è una roba, come dire, lineare, perché sennò io non riesco a capire che cosa accade, perché dobbiamo andare alla fuga, perché dobbiamo avere il parere dell'avvocatura? La richiesta mia che le faccio, perché noi dobbiamo avere anche elementi di trasparenza, sennò ognuno di noi dice che praticamente ci sono elementi di trasparenza, poi vengono dentro le istituzioni, siccome noi siamo gli eletti, diciamo, dai cittadini, e ovviamente ribaltano tutti noi una mancanza di trasparenza. Siccome io penso invece che bisogna essere trasparenti in tutto, cioè ci sono una serie di documenti per avere delle autorizzazioni. Primo di tutto la proprietà dei suoli, secondo la concessione edilizia, terzo, diciamo, una serie di cose. Ora io le domando, siccome questi presupposti non ci sono più, il punto è questo, cioè lei può tenere un'autorizzazione in piedi dove non ha più i presupposti per averli, in più anche il revocatorio. No, scusi, quella è la Valissiano, direi, cioè non è che... insomma, allora, se il Consiglio di Stato pure sbaglia, cioè hanno fatto una richiesta di revocatoria, alla richiesta di revocatoria hanno risposto, cioè c'è stata un'altra sentenza anche sulla richiesta di revocatoria, che cosa deve accadere più? Cioè lei non ha più i presupposti giuridici di base per poter sostenere l'autorizzazione. Cioè lei come fa a tenerla in piedi? Perché questo è il punto, io vorrei capire, davanti anche a questa cosa, a lei nemmeno questa basta? Le chiedo di rispondere perché sono veramente curioso, nemmeno davanti alla revocatoria. Ce lo dico. Che ci vuole? Aspetta, allora, porterò anche questo all'attenzione della procura e aspetterò un parere della procura. Io metto la posizione del mio ufficio. E poi volevo sottolineare, qua si parla sempre di proroga. Il termine proroga è un termine positivo, in questo caso un termine negativo, perché ripeto, l'azienda non sta, è chiusa, praticamente è chiusa, da 5 mesi. Grazie alla sospensione. Ma che c'è un fai giochi parola qua. No, direttore, scusa, collega migliore poi lei. Dottore, con permesso, non credo che sia una questione negativa, anzi, per quanto ci riguarda e per quanto riguarda chi sta manifestando ormai da mesi, se non da anni, perché sta dicendo nasce 4-5 anni fa, non nasce oggi e non nasce qualche mese fa. Non è negativa. Perché se poi diventa assurdo quando si dice negativo perché l'azienda non sta lavorando, viva Dio che non sta lavorando, perché ha dimostrato che quando ha lavorato sempre in violazione di quelle che dovevano essere i principi fondanti di quelle autorizzazioni che il suo ufficio ha concesso. Allora, se ci sono state una serie di sopralluoghi per effetto dei quali sono arrivate una serie di prescrizioni ottemperate solo sulla carta, tant'è vero che ci sono state una serie di problematiche che hanno generato la situazione a questo tavolo a cui ci troviamo oggi, che sta diventando veramente una situazione assurda, l'abbiamo detto già l'altra volta. Allora è chiaro che lei non può dirci che questa sospensione arriva come un qualcosa di negativo e positivo per qualcuno. Questa sospensione, quando è stata assegnata, era la cosa minima che si doveva fare per cercare di mettere un po' di ordine in questa vicenda. Ora, il problema è inutile che noi ci giriamo intorno, avvocatura regionale, se ci sono presupposti, chi deve dare un parere. Qua c'è, è come quando io le parlo altre con la tecnica, penso che chi è seduto a questo tavolo che ha cognizione praticamente. Qua viene meno praticamente le fondamenta di un fabbricato. Quindi questa cosa qua che sta tutto sopra non c'è più, non sta in piedi. Perché nel momento in cui abbiamo un soggetto che non è più titolare dei suoli su cui esercitava le proprie attività, non c'è bisogno di un'avvocatura regionale. Lei, quando, non lei, il suo ufficio ha autorizzato queste attività
sulla base poi di quelle che sono state le varie, questo lo dicemmo già nella prima commissione che si è tenuta quando abbiamo ragionato di questo presupposto, probabilmente va rivisto anche il meccanismo di assegnazione delle autorizzazioni, perché se ci troviamo a questo punto è anche figlia praticamente questa situazione di una serie di provvedimenti che probabilmente sono stati assegnati in maniera non molto oculata. Allora, gioco forza, se noi sappiamo che un soggetto oggi, con tutte le sospensioni, proroghe di quello che vogliamo parlare, non è titolare del suolo su cui esercita quell'attività, probabilmente non c'è bisogno di nessuno parere dell'avvocatura regionale, è ovvio, perché nel momento in cui si rilasciano le autorizzazioni, nel momento in cui si deve assegnare dei provvedimenti o quant'altro, insomma, non si passa, mica, quando si devono rilasciare, mica si chiede all'avvocatura regionale se può essere rilasciata l'autorizzazione. Allora a questo punto, nel momento in cui mancano i presupposti, perché noi dovremmo passare attraverso l'avvocatura regionale? È evidente che non c'è più titolarità a esercitare quelle attività. Questo è quello che sembra assurdo e che veramente si sta trascinando oltremodo e oltre ogni ragionevole dubbio praticamente che può governare questo sistema. Arrivo da Aris. Siamo ormai. Quindi. Prendiamo atto. Prego. No, solo per aggiungere una cosa, è una domanda. Vorrei capire se ci sono dei precedenti in cui voi avete avuto lo stesso comportamento rispetto ad altre attività, in positivo o in negativo. Cioè, questo è lo standard con cui generalmente voi vi comportate, avete dei precedenti con cui avete utilizzato lo stesso metodo. Vi siete mai trovati nella situazione in cui il Consiglio regionale, la Commissione Ambiente, l'assessore, tutti quanti vi dicono una cosa e voi ritenete ancora di soprassedere? La sospensione e questi interventi sono stati sempre così tardivi in tutte le occasioni? Cioè, questo è il modello di lavoro che voi avete all'interno della Regione Campania? L'ho già detto, stiamo cercando di arrivare ad un provvedimento quanto più corretto amministrativamente possibile, questo è quello che dico prima. Per cui, visto che appunto i precedenti a mia conoscenza non ce ne sono, e la situazione è complicata, perché la situazione è complicata, non è una situazione la palissiana, per l'intervento, come dicevo prima, di questa amministrazione giudiziaria, sì, purtroppo sì, perché abbiamo come controparte non una famiglia, non una ditta, ma un'amministrazione giudiziaria, poi un tribunale. Chiaramente si è passato tutta la musica. Il commissario per l'emergenza, subcommissario per l'emergenza rifiuti è stato condannato ed era lo Stato quando si era l'emergenza. L'amministrazione giudiziaria è un organo che sostituisce gli organi ordinari di un'azienda che si trova in un particolare. E fra le attività che fanno gli organi ordinari. È un compito estremamente difficile, io lo so bene. Però vi devo dire la verità, alla luce di quanto sta accadendo, è veramente diventa ridicolo per le istituzioni che io rappresento qui questa sera, che ci siamo andati a finire in questa vicenda. Ora, lei ha un percorso amministrativo, lo conosce, quello che come ha autorizzato fa lo stesso percorso per revocare. Allora, questa commissione stasera vuole sapere, lei convoca la conferenza di servizio per chiudere questa vicenda? Questa è la risposta che vogliamo avere noi questa sera. Mi devo rispondere adesso? E purtroppo, dottore, non c'è rispondere, non cattolite, non è giusto. Noi la vorrei confrontare, perché mi ripeto, tutte le azioni che sono state prese, tutte le sono diretto e immediato su me. Se lei può andare di là, lo chiama, ci parla e ci lo fa sapere, la commissione è riunita, insomma. Io parlo con l'assessore Bonavita, non sta vicenda mai chiude oggi. La gente che è sotto se ne andrà a casa e andrà a fare la palla, grazie a Dio. Bravo. Io solo un secondo per dire che mi fanno piacere. Siete riusciti a parlare con lui? Sì, ho parlato con il direttore che tra l'altro mi ha ricordato una cosa che io non vi avevo detto, che io ho rassegnato le mie dimissioni dall'ufficio di Caserta, ma non per questa vicenda, ma perché siccome era un incarico che mi era stato affidato a tempo e questo tempo si sta dilatando più del previsto e io ho già un altro ufficio di uguali
quale importanza di problematiche, diciamo, anche forse maggiori, che non quello di Vedere, poi ritengo che dovrebbe segnare le mie dimissioni. E quindi ringraziava per il suggerimento di convocare questa conferenza. Mi ha detto che evidentemente la dovrà fare chi viene dopo di me. Vabbè, prendiamo atto. Ma lei glielo deve prendiamo atto, ma adesso mando gli altri all'autorità giudiziaria. Grazie a tutti, la commissione è finita.